Ancora un'aggressione ai danni di infermieri che prestano servizio all'ex ospedale psichiatrico di Barcellona. In una lettera aperta trasmessa al presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Messina, Antonino Trino, vengono descritte le preoccupazioni e i disagi dei colleghi impegnati nei servizi di assistenza ai detenuti. Il 2 ottobre scorso, come mi è stato descritto nella missiva, afferma Trino, due infermieri sono stati aggrediti e costretti a ricorrere alle cure mediche e al pronto soccorso, ma di queste situazioni, rispetto ad altre avvenute nei nosocomi ordinari, non si parla, né le denunce del passato sembrano aver sortito gli effetti sperati di intervento nelle istituzioni preposte. Devo dire che mi ha molto colpito il messaggio dei colleghi, i quali si definiscono figli di un Dio minore e probabilmente non hanno tutti i torti. Di fatto è come se fossero dei detenuti insieme ai detenuti, visto che vivono internati con essi. E il problema delle minacce e delle aggressioni, chiaramente lì è un pane quotidiano, visto anche la tipologia di pazienti che afferiscono a questa struttura. Nulla da togliere chiaramente ai colleghi degli ospedali che subiscono quotidianamente, ai noi, queste aggressioni. Chiaramente sono due tipologie di aggressioni totalmente differenti e non voglio dire che l'una è più importante dell'altra perché me ne guarderei bene. Diciamo che così come mi viene chiesto all'interno di questo accorato appello, sto dando voce a questo mondo silenzioso che è la sanità penitenziaria, sperando che le varie istituzioni possano fare tutti gli atti propedeutici per dare sicurezza sia in termini di assoluti personali sulla propria persona, di queste persone, di questi colleghi che lavorano, ma anche e soprattutto una sicurezza di tipo lavorativo, visto che come da loro stessi dichiarato il 31 dicembre gli scade il contratto e non hanno certezze per il loro futuro.